Dopo 2 anni segnati dalla pandemia, Piazza del Duomo è tornata ad ospitare la festa del 183esimo reggimento Paragato di Stinembo. I militari della caserma Marini hanno celebrato in una delle cornici più belle della provincia, alla presenza delle massime autorità civili, religiose e militari e di tantissime persone, la festa del corpo nel 77esimo anniversario dei fatti d'arme di Casa Grizzano. Era il 19 aprile del 1945 quando nella località dell'Appennino, non lontana da Castel San Pietro, il secondo battaglione del reggimento Nembo si scontrò con la prima divisione paracadutisti dell'esercito tedesco. Il combattimento si concluse con la presa del caposaldo di Casa Grizzano da parte dei militari italiani, punto chiave del sistema difensivo tedesco a protezione di Bologna, un'azione che aprì alle forze alleate la strada per la liberazione del capoluogo emiliano. Fatti ricordati nella cerimonia di Pistoia, durante la quale è stata ufficializzata la cittadinanza onoraria al colonnello Giuseppe Quaroni, primo comandante del reggimento e per lui a tutto il 183esimo. Una grande festa sia per il reggimento che per la città, come ho avuto modo prima di dire, il legame tra i paracadutisti e la città di Pistoia è un legame che ha radici profonde e che è continuato negli anni e si è rafforzato negli anni, come dimostra anche questo gemellaggio con la giostra e l'orso e i rioni delle città. Quindi ci auguriamo che il conferimento della cittadinanza onoraria di oggi sia il consolidamento a livello istituzionale di questo legame. Il momento più suggestivo della festa è stato il lancio di 4 paracadutisti che hanno portato, volando da un elicottero sino alla Piazza del Duomo, le bandiere dell'Italia, del Reggimento e di Pistoia. Ringrazio la cittadinanza di Pistoia per aver consentito di commemorare la festa del Reggimento Nembo in questa splendida cornice. Per noi oggi commemorare significa rinnovare l'impegno delle istituzioni militari al servizio del Paese, al servizio della collettività.